Brevemente introduciamo il maestro Torvaianica, che è qui per raccontarci e farci sentire dei canti inediti, canti nel quadro della riforma generale della RAI, che prevede spazio folk anche ad alto gradimento, anche a trasmissioni. Tipico programma consumista. Ho dedicato tutta la mia vita, tutta la mia esistenza. Ed ecco il maestro Torvaianica, che è già partito. 1.542.703 canti popolari delle regioni più disparate, più remote del mondo. E anche più disperate, se vogliamo. E soprattutto perché proprio sono disperati, sono poveretti, questi non hanno niente. Di chi ci parla oggi? Ma e di chi ci canta i canti oggi? Io ho una miriade di sì, no, di... Lo ma sappiamo. Oggi potrei parlare degli uomini talpa. Gli uomini talpa? Sì, della Malgaccia Superiore. Malgaccia Superiore, sì, è una tribù. È una regione dove? Tra l'America del Sud e l'America Centrale. Malgaccia. La Malgaccia. Mai sentito, è una regione sperduta, no? Sì, sperduta, impervia, dove non Montagne. È mai andato nessuno. E lei ci è arrivato, pensi? Ci sono arrivato perché riuscì in una vecchia mappa che sembrava fosse andata perduta. Piccolo e grande la mappa. Piccola. No, piccolissima, riuscì a individuare questa regione e dove appunto c'erano questi uomini talpa, la Malgaccia. Che significa uomini talpa, maestro? Cioè, uomini talpa perché vivono sempre sottoterra. Sottoterra. Ah. Perché loro sono sempre combattuti da un altro popolo più feroce di loro. Porca ragazzi. I quali ogni volta che questi poveretti tentano di mettere la testa fuori dai loro buchi, e lì con grandi mazze li randellano fino a spappolarli giù. Quindi loro sono uomini cervella. Spappolare. Quindi loro sono uomini talpa, loro malgrado. Loro malgrado. Non vorrebbero essere uomini talpa. No, e allora c'è il canto di ribellione, il canto facinoroso, canto doloroso praticamente, ma sono qualche volta sono riusciti a mettere la testa fuori, a vedere com'è il mondo, diciamo, ma non si è verificato un caso unico, ma era il capo di questa tribù, ma il suo corpo è stato ridotto come una pizza, dalle perché grandi sono randellate. Sono sempre pronti fuori questa tribuna, mica sempre pronta. Sì, hanno costruito le loro capanne intorno alla tribù degli uomini talpa. Quindi sono dei pallidi, lei è... Beh, non hanno... Pallidi. Sono certamente, bianchi. Sono pallidi, non vedono il sole mai. No, alle raggi infrarossi. Sono bianchissimi, più bianchi di noi. Vengono anche chiamati i pallidoni. I pallidoni, appunto per questa loro impossibilità di stare al sole. Senta, maestro Torvaianica, allora ci vuol far cantare questo, come si chiama? Canto randellato è un canto appunto di questa popolazione che... Chi lo canta, scusi? Gli uomini talpa dopo, credo, no? Ma o gli altri che danno le randellate. Ma c'è un canto... Prima e dopo Ci faccia sentire quello di dopo, va? Il canto randellato. Cioè dopo che hanno preso le randellate. Sì, dopo che hanno tentato di uscire e hanno avuto le randellate dalla tribù avversaria. Loro cantano presso a poco così, no maestro? Bellissimo, direi bellissimo proprio, non sappiamo. Cioè, questo lo cantano dopo che sono hanno stati... ancora la forza di... Sì, e io sono riuscito ad avvicinare questi uomini talpa attraverso dei cunicoli segreti... Sotterranei. Ad arrivare sino a loro, e infatti... E come mai è riuscito ad arrivare là? Perché ho dedicato tutta la mia esistenza alla ricerca di questi canti e poi portare un messaggio di pace, di amore. E un mio assistente curioso di vedere come agivano questi randellatori, mise fuori la testa e ebbe la testa spappolata da una randellata. Mamma mia, maestro, dove è assistente? Ma quanti assistenti ha avuto lei? Ma ne ho avuti tanti, ma sono periti tutti quanti. Accidenti, solo lei è sopravvissuto. O randellate, o lance,
o frecce, fuochi sono stati cotti, uno lei... è stato cotto in un pentolone. Tremendo. Maestro, ce lo racconto un'altra volta, sì. Grazie per il messaggio, addio, messaggio di pace, di amore, di amore. Addio, 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 maestro, addio.